Nella nostra dimensione, cerchio e seno attraverso NT Alexander. Nella nostra dimensione non esiste una temporalità scandita con gli schemi che voi conoscete qui nella materia, ma c'è un trascorrere, se così possiamo dire, di situazioni, e a questo proposito io vorrei essere il più preciso possibile per non creare confusioni. Il vostro vivere quotidiano, anche il vostro vivere espresso in lunghi anni del vostro tempo nella vostra dimensione, fanno sì che voi percepiate come sensazione reale un trascorrere del tempo. Su questo nessuno ha dei dubbi, ma avete anche capito, quantomeno come ipotesi di lavoro, che questa percezione rappresenta una realtà molto relativa, molto effimera e mutevole. Non è una vera realtà quella del trascorrere del tempo. Il tempo, come voi lo conoscete, non esiste nella dimensione dei disincarnati. Ciò che esiste, come già vi è stato detto, è uno stato di sentire, e i vari sentire individuali possono anche apparire come un trascorrere temporale. Ma siate consapevoli che non c'è un passato, non c'è un futuro e soprattutto non c'è un presente. Esiste solo la consapevolezza di esistere. Capite?